Va bene, d'accordo. Non fatevi venirvi strane idee. Sono armato fino a denti. Barbie, guarda, qui sul forno a microonde. E allora? Io non porto un pacemaker. Dai, Bart, la registrazione mostrava il rapinatore mentre si scaldava un hot dog. Non ti ricordi la cartolina che mandammo a Krusty guarisce presto? Fu dopo il suo infarto quando gli misero un pacemaker. Ehi, un momento, Krusty non sa leggere. D'accordo, d'accordo, quel poveraccio non sa leggere, non possiamo lasciarlo in pace. Oh, che scemo, Barbie, non capisci? Come faceva Krusty a leggere una rivista se non sa leggere? Ehi, 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 questa non biblioteca. Se vuoi non comprare cosa o rimetti il suo posto o faccio saltare cervella. Comincio a pensare che tu abbia ragione. Krusty è stato incastrato, aveva qualche nemico. Non lo so, ma conosco qualcuno che ne sarebbe stato capace. È l'amico del cuore di Krusty, delle spalle. Fiamme, i tuoni ruggivano. Seguì un silenzio profondo, infranto solo dai passi della terza brigata in lontananza. Prossimamente leggeremo il 35° capitolo dell'Uomo con la maschera di ferro. La fine di un titano. Beh, siamo giunti al termine della nostra puntata. E ora con le parole del signor Copota vi dico: ogni volta che ci lasciamo io muoio un poco. Ogni volta che ci lasciamo mi sento il cuore in fuoco. Ogni volta che ci lasciamo. Addio. Fantastico show, te le spalle. I centralini sono impazziti. Ai ragazzi è piaciuto da matti. Grazie, Ed. Sono felice che si sia dissipato il mito che sono troppo aristocratico per i marmocchi. Tuttavia non posso non pensare al povero Krusty. Già la sua faccia sui portachiavi. E sulle penne d'acqua. E nelle palle. Sì, molto eccitante. Ma faremo bene a esplorare un mercato più sofisticato. Per esempio, stampe a riproduzione limitata di Telespalla Bob, piatti per collezionisti, monete commemorative. Ci sono delle ragazze qui che vogliono vederti, Telespalla Bob. Dicono che è importante. Beh, possiamo firmare questi contratti anche domani. Certamente. Provo grande orgoglio nel poter firmare il mio proprio nome. Possiamo farti un paio di... Perdonatemi, a Telespalla Bob piacerebbe fare quattro chiacchiere, ma ho uno spettacolo che sta per iniziare. Ecco tre biglietti. D'accordo, ma... Forza, forza, andiamo.